Moreno Morello è il testimone di questa tappa di Padova, un grande personaggio per questa bellissima tappa, ha intrattenuto scherzosamente gli studenti, ma te sei stato uno che ha combattuto il cyberbullismo fin da piccolo. Questo senza dubbio. Beh, innanzitutto volevo tranquillizzare mamma a casa, non è reportage di un arresto, sono amici, sono qui per collaborare ad un progetto. Sì, diciamo che l'ho combattuto sin da piccolo, però all'epoca mia ancora non c'erano i social network. Ho combattuto sempre il bullismo, adesso che si è informatizzato invito i giovani a combatterlo perché si può fare. Invece molto spesso sui giovani c'è il timore dell'infamia. No, questi fenomeni vanno stroncati, sicuramente se non stroncati quantomeno non assecondati e decisamente combattuti. I ragazzi devono avere coraggio di farlo, fanno nient'altro che il loro dovere. La Polizia di Stato scende in campo e avvicina proprio i giovani nelle piazze d'Italia. Credo che questo progetto, Una vita da social, sia veramente vincente. Anche io ritengo sia veramente vincente, soprattutto per le segnalazioni che noi continuiamo a raccogliere durante l'anno. Devo dire che le vittime di truffe informatiche, di insidie informatiche, sono soprattutto coloro che vanno dalla mia età in su. Comunque, se cresciamo i giovani virgulti con un attimo di sensibilità, evitiamo che si mettano nei pasticci. E non manca, penso anche a voi, non mancano segnalazioni numerose di ragazzi che senza riflettere o magari a cuor leggero hanno combinato dei pasticci seri. Ed anche Moreno Morello di Striscia la Notizia dice una vita da social. Ecco, si è fermata una macchina, lo sapevo che era segno dell'autostop.